Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully! Soprattutto amiche di Junkfully! Oggi per voi la puntata pilota di un nuovo format fresco fresco pensato per voi che risponde alla domanda: quanto si può mangiare nelle città italiane con soli 10 euro? Non 10 euro a testa, ma 10 euro in due! È una domanda che tutti quanti noi ci poniamo dall'alba dei tempi, o quantomeno tutti quanti noi poveri ci poniamo. Il format si pone in questo modo: andare nelle varie città italiane, provare almeno tre cose diverse in altrettanti posti e cercare di sfamarci con solo 10 euro. Ovviamente 10 euro non valgono 10 panini del McDonald's, ma comunque provare delle cose tipiche della città o quantomeno della regione. E quindi cercare i posti un po' più piccoli, capito? Lo street food, il piccolo ristoratore, eccetera, eccetera. Cominciamo quindi da questo primo episodio, aka l'episodio pilota, che abbiamo girato a Bologna, dove siamo scesi per Natale. E qui entrate in gioco voi, fateci sapere cosa ne pensate di questo format, se vi piace, avete accorgimenti, anche perché comunque è molto grezzo, ancora da modellare come fosse un vaso di ceramica. E soprattutto fateci sapere dove vorreste che venissimo, consigliateci dei posti, cosa mangiare, eccetera eccetera, sempre con 10 euro. Bravo Karaoke, hai detto praticamente tutto quanto. Vorrei solo fare un piccolo ringraziamento a Luis, che con il suo video dei 10 euro in Sri Lanka ci assicurerà qualche commento tipo: ah, avete copiato Luis. Però ci sta, dai! Ci sta, dai! E intanto io approfitto per salutare Luis, che sicuramente ci segue. Ciao Luis! Va bene, amico mio, direi di farla breve. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate e iniziamo con il video. Direi proprio di sì. Dai, questo episodio pilota! Quindi un etto di mortadella da Simoni, i salumi di Bologna, 1,74 euro più pezzo di pane, che pane era? Non me lo ricordo, però era scrocchiarello, ci ha detto la signora. Dal forno Paolo Atti, 1,09 euro, totale 2,83 euro. Apri. Pacchetto? No, vabbè, senti, senti qua. Madonna. Madonna, come svampa, ragazzi. A mortadella comunque è una delle cose più buone che ci sono al mondo, eh. Sono d'accordo. 1,70 euro, direi tanta roba, no? Direi proprio di sì, guarda che bella poi. Comunque, madonna, che odore. Questo che è odore. Il pane scrocchiarello. A Bologna. A Bologna. Cheers. Cheers. Che buona. Ricordo qualcuno di famoso che spezzò il pane. Tom Hanks mi pare fosse. Anche Aladdin quando rompe il pane, no? Che poi glielo rubano i ragazzini là. Maledetti bambini adorabili. Guarda che bello, eh. La beltà proprio, eh. Tanta bellezza ma in così tanta semplicità. È un prezzo molto basso, 2,80 euro comunque. Cheers. Un po' farinoso il pane, però è buono. Sarebbe un aspirapolvere prima di mangiarlo. Comunque, ci sono ancora tante belle cose da provare. Abbiamo ancora più di 7 euro. Quindi dai con la prossima fermata. Idee su cosa provare? Tigella? Tigella. Quindi sosta da Tigellino per una tigella tipica bolognese con ragù bolognese e parmigiano reggiano. Abbiamo speso 1,70. Si sta restringendo un po' il nostro budget. Eh? Soprattutto considerando il fatto che questa tigella è tipo minuscola, è tipo un bocconcino. A te l'onore. A me l'onore? Buona. Il ragù è molto saporito, la tigella è croccante e morbida dentro. Veramente da paura, però per la nostra challenge diciamo che è veramente poca poca roba, perché a me non ha fatto altro che allargare lo stomaco in realtà. Tra l'altro io c'ho una sete assurda, però non ci possiamo permettere l'acqua. Se troviamo una fontanella quindi berremo, altrimenti rimaniamo con l'asciutta, ragazzi. Vediamo se riusciamo a prendere una bella piadina, no? Direi che è d'obbligo. A
Allora, scene di panico in cassa. Sì, perché siamo andati lì a chiedere la piadina e non ricordavamo tutti gli ingredienti e anche la signora alla cassa li sapeva. Ci ha detto fa... 6 euro, non è quella. Quella da 5. Quella col prosciutto, quanto viene? 6 euro, no, è quella sbagliata. Pure sì. Da povero, però va bene, è lo spirito del format. C'ha ragione, noi volevamo quella con la culaccia, veniva 6, l'unica a 5 erano quelle con la mortadella che però già abbiamo mangiato, quindi abbiamo preso una piadina con rucola, squacquerone e pomodorini secchi. Squacquerone è tipico formaggio dell'Emilia Romagna, quindi sì, ci sta. Vogliamo anche dire che ci pare che la piadina non sia proprio tipica di Bologna, quindi amici bolognesi non ve la prendete se proviamo questa pietanza, però a noi ci piace e quindi l'abbiamo presa. E poi costa poco. Quindi ci sono rimasti 47 centesimi che o 4 gol ed ora un mezzo caffè, credo. Sì, credo. Andiamo a vedere questa piadina. Ah, è pure tagliata in dai, due. Vedi che bello, eh. Me dammi quella più piccola, va, perché a Natale sono più buono. Ma è data senza manco fatte problemi comunque. Io no, zero. Non ho tentennato. Bene. Quando si è poveri. Allora, fammi così, il mezzo caffè me lo prendo io. Va allora. Bene. Cheers. Buono. Mamma. Buono. Sto gocciolando. Lo squacquerone è veramente buono. Pomodorini secchi hanno una bella acidità che comunque contrasta alla grande. A me la rucola poi mi piace in botto. Massa buona, sono quasi pieno. Che pessimo bugiardo. Ci do questa, dammi questa. Perché c'è proprio il pomodoro, tu sei un bastardo. Che poi ci casco come un pollo. Allora, non ci siamo dati per vinti per 40 centesimi. Abbiamo due bicchierini d'acqua, però in un bar vista Piazza Maggiore. Quindi tanta roba, ragazzi. L'unica cosa è che sorseggeremo piano piano. Dissetante. Comunque, alla fine di questo primo episodio abbiamo provato mortadella col pane, una tigella con ragù bolognese e anche una piadina piena di squacquerone, pomodori secchi e rucola, veramente veramente buona. Mazza. Però dobbiamo un po' tirare le somme, no? Cioè, sì, alla fine, in questa sfida fra junk food e la povertà, chi ha vinto? Beh, direi comunque la povertà. Diciamo che se avessimo mangiato da soli quello che abbiamo mangiato in due sarebbe stato abbastanza, tra virgolette. Sì, ci saremmo sfamati. Ci saremmo sfamati, in due un po' meno. Parecchio meno direi, io c'ho ancora un buco allo stomaco. Sì. Quindi purtroppo dobbiamo dichiarare che la povertà questa volta ha vinto. Comunque ragazzi, non ci diamo per vinti, abbiamo intenzione di portare avanti queste 10 euro challenge. Quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo episodio, se avete dei consigli, dei pareri, delle dritte o addirittura delle indicazioni su dove andare a mangiare, in quale città, eccetera eccetera eccetera. Sono d'accordo, amico mio. Chiudiamo qua questo primo episodio della 10 euro challenge e diamo appuntamento alla prossima città. Ringraziamo Bologna per averci ospitato e ci vediamo alla prossima. Direi che da Kira e Doppia D è tutto. Ci vediamo alla prossima challenge. Ciao.